Rotonda del Lungomare, Lego Tour, un'iniziativa per i più piccoli per far sì che sprigionino tutta la propria creatività. Ma oggi è un giorno triste, l'ennesima morte all'Ilva. Siamo con l'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione del Comune di Taranto, l'avvocato Gina Lupo. Sì Luigi, dici bene. Tutta la città stamattina si è alzata e si è svegliata con una notizia molto tragica. Come può sorridersi e avere la forza di essere allegri oggi quando la notizia che ci è giunta nelle prime ore dell'alba di oggi è di una perdita di una vita così giovane all'interno di questo mostro che di vite ne ha ingoiate tante? Siamo velati di tristezza, Luigi hai ragione, ma questo era un evento che non poteva essere fermato, è un evento, the show must go on. È un evento anche unico, pensate che la Lego ha portato questa manifestazione sotto la Torre Eiffel, hanno chiesto a Taranto di venire per l'ultima tappa, non potevo dire di no, non potevo privare i bambini, e voi li vedete numerosi perché è una manifestazione gratuita di 2 giorni dove i bambini potranno giocare con quelli che sono i giocattoli che ognuno di noi del resto ha conosciuto, chi non ha costruito vascelli o altro o piccole macchine con la Lego. È un'occasione unica, quindi con un velo di tristezza, però siamo qui a permettere ai nostri bambini, che comunque sono bambini innocenti, che si affacciano al futuro della vita, oggi di sorridere. L'aspetto anche proprio di potenziare le facoltà creative. Beh, è un gioco semplice, fatto di mattoncini colorati, con uno staff che proviene da Milano e che è rimasto estasiato da questo panorama, hanno un mare meraviglioso, hanno un sole che picchia, loro vengono da Milano, hanno viaggiato tutta la notte lasciandosi dietro piogge torrenziali, sono estasiati da questa città, per cui sono giochi a costo zero, perché giocano con mattoncini colorati che devo dire una rivisitati alla luce di effetti digitali. E per concludere, chi sa che non avremo gli ingegneri e gli architetti del futuro partendo appunto dalle costruzioni della Lego. Visto come hanno accolto questa iniziativa con tantissimi bambini, abbiamo aperto appena da un'ora, lo ricordiamo però Luigi che saranno qui, la Lego Tour sarà qui anche per tutta la giornata di domani, domenica 18. Dalle 10 di mattina fino al pomeriggio inoltrato, e si potrà anche assistere da questa meravigliosa vista a una regata velica che partirà proprio domani mattina dalla Lega Navale alle 10.30, quindi i genitori potranno anche cogliere l'occasione, perché questi sono stati 2 giorni veramente ricchi di iniziativa per guardare qualcosa anche di spettacolare, quindi vi aspetto, portate i vostri bambini e ricordiamo anche le bambine, perché la Lego Tour ha anche un reparto proprio specializzato per le bambine con un tocco di femminilità.